qualche giorno fa il presidente Sebastiani ha detto preferirei qualche complimento in meno e qualche punto in più. Siete chiamati in causa anche dalla società? La società, il presidente è il capo, è quello che ci paga, è quello che decide. E quando lui parla noi abbiamo il dovere di ascoltarlo e di seguire quello che dice. E anche perché dice cose giuste, a complimenti saremo avanti, la realtà dei fatti è che ci mancano punti, quindi siamo consapevoli di questo. Quanto vi dà fastidio sentir dire che questa squadra non mette tanta cattiveria in campo? Io penso che quando ci sono queste situazioni ognuno dice la sua, sono tutti allenatori, io li reputo commenti da bar. Perché comunque bastano due vittorie e siamo dei fenomeni. Perdiamo, ma il calcio è questo, quindi non, sinceramente non neanche ascolto e non leggo i giornali, quindi non so quello che valiamo noi, noi sappiamo quello che sappiamo fare, basta questo. Torniamo a questa gara con la Roma, ancora una volta il Pescara sarà in emergenza, soprattutto in difesa, nel settore che ti riguarda più da vicino. Sì, purtroppo abbiamo un po' di infortunati. E ci mancano perché comunque sono giocatori importanti che ci possono dare tanto, però un gruppo forte si vede anche in questo, quando c'è emergenza di giocatori chi viene chiamato in causa deve essere a completa disposizione e dare il massimo e fare quello che avrebbero fatto chi è fuori, però noi sappiamo che comunque se facciamo le cose che sappiamo fare abbiamo una minima speranza, sicuramente abbiamo una speranza, sicuramente se sbagliamo atteggiamento e queste robe qui non abbiamo neanche una speranza. Cristiano, dopo la partita con la Roma ci sarà l'intermezzo di Coppa Italia con l'Atalanta, poi quattro partite in cui non si potrà sbagliare. Se noi dobbiamo prenderla come quattro partite dove dobbiamo fare quello che sappiamo fare, se prendiamo come partite della vita così rischiamo di metterci pressione addosso che non dobbiamo perché non ci creano del beneficio. Sicuramente sono partite importantissime perché dobbiamo arrivare a gennaio a chiudere l'andata con il massimo dei punti possibili.